Sono. Benvenuti a questa nostra nuova trasmissione dal vivo su YouTube per primo, ma poi andrà in onda anche su Instagram e Facebook e tutti i nostri social. Vogliamo parlare della vittoria del Milan, che ha vinto per 4-1 la sua prima in casa, in gol Giroud su rigore, poi il pareggio di Spurs, poi ancora su rigore Giroud, il terzo gol, il secondo gol ancora di Giroud e poi la chiude Teo Hernandez. Dunque, due gol Giroud, uno Teo Hernandez e poi la partita è stata chiusa su 4-1. Sul quarto gol di Teo, grandissimo, perché è stato un cucchiaio di quelli spaventosi, amici. Abbiamo visto grande qualità, come non si vedeva da tempo. Ribadisco, la formazione rossonera è sembrata, per alcuni versi, il Barcellona di tanti anni fa, con passaggio di tocchi, tutto sta andando con i piani prestabiliti, una squadra che sa quello che vuole, e speriamo per tutti i tifosi rossoneri che possa continuare così. Pulisic aveva aperto le marcature e devo dire che ha fatto una super gara anche ieri sera. E che devo dire, ragazzi, un Milan stratosferico, un Milan che ha voglia di fare, un Milan soprattutto che ha voglia di rivalsa. Quest'oggi tocca alle altre, speriamo in qualche sconfitta di qualche squadra, di quelle che possono dare fastidio al Milan, e insomma vedremo come andrà. Naturalmente tutti quanti avremo sott'occhio la Serie A, e per quanto riguarda l'Atletica, da segnalare l'argento della staffetta maschile con Tortu, Jacobs e gli altri protagonisti della nostra Atletica, e quindi insomma di questo siamo ben contenti. Devo dire insomma che non ci possiamo lamentare da questo punto di vista, e quindi bene così. Per il resto, tanti auguri a tutti coloro che compiono gli anni quest'oggi, sia su Facebook che su Instagram e in altri social. E quindi quest'oggi facciamo una diretta libera, una diretta senza musica, però gli argomenti sono tanti e quindi, ragazzi, è giusto e doveroso parlare di tante cose ogni tanto anche senza musica. E volevo salutare tutti gli amici che mi seguono. Vi abbraccio fortemente e vi diamo appuntamento ai nostri prossimi live. Un abbraccio a tutti e per tutti i tifosi della Formula 1, buona Formula 1. Per quanto riguarda la pallavolo, invece, le ragazze hanno battuto anche la Spagna e sono volate ai quarti, dove martedì sarà dura, però siamo convinti di potercela fare. Un abbraccio e un saluto dal vostro Samuele Cogliolato, conduttore.
Ciao amici. Il colombiano Nicolas Gomez dell'Oblast Pro Firenze.